Buonasera dal vostro maestro esperto di calcio, dal Napoli Club Padova Passione Cultura. Questa sera siamo abbastanza numerosi al Napoli Club in occasione appunto di questa partita del ritorno dei playoff di Champions League. È terminato il primo tempo Nizza-Napoli 0-0, Napoli alla fin fine assoluto padrone del gioco, ha avuto un paio di occasioni nella quale poteva già chiudere direttamente la qualificazione dopo il 2-0 dell'andata. Il Nizza quasi mai pericoloso, a parte qualche sfuriata del numero 7 che ho notato che dribbla sempre a destra ed è molto veloce, speriamo che Isai lo capisca. Alla fin fine un buon Napoli in uno stadio molto difficile, molto caldo, molto rumoroso, e un buon fraseggio di palla del Napoli. Il Napoli assoluto padrone del gioco, il solito tiki taka 1-2-1-2, un buon Napoli nel primo tempo, ripeto, assoluto padrone del gioco. Insomma, purtroppo per il momento Calejon non lo vedo insieme con gli altri due più incisivi delle rispettive altre partite, però aspettiamo il secondo tempo per vedere appunto di cercare di fare un gol e di chiudere senza nessun tipo di patè d'animo la qualificazione. Chiedo, tu che mi stai guardando, proprio tu che mi critichi, iscriviti al mio canale, chiedo un ringraziamento a tutti quelli che si sono iscritti, stiamo continuando ad aumentare sempre più. Iscrivetevi al mio canale, ci vediamo alla fine della partita, nella speranza, non dicendolo per portare sfortuna, della qualificazione del Napoli girone di Champions League. Sempre forza Napoli, ciao io. Buonasera a tutti dal vostro maestro esperto di calcio, dal Napoli Club Padova, Tencarola di Selvazzano. Qua siamo tutti molto contenti, è terminata Nizza 0 Napoli 2, subito all'inizio del secondo tempo, su un bellissimo passaggio è arrivato il veritatissimo vantaggio del Napoli, con il gol di Calejon, che a centro aria da solo da là non poteva altro che fare gol. Il Napoli pochi minuti dopo, su una straordinaria azione bellissima di Mertens a portiere battuto, fa un bellissimo tiro da fuori e prende palo. Il Napoli saluto gli iscritti che stanno andando a casa a festeggiare e continua il Napoli a macinare gol. E alla fine della partita arriva il 2-0, bellissimo, bel gol di Insigne su cross di Gulan che insacca e Napoli vince a Nizza 2-0. Grande prova del Napoli, tutta la squadra ha giocato molto bene, abbiamo qua sotto il turno. Ricordo del Napoli che era da un bel po' di anni consecutive che tutte le squadre italiane venivano eliminate al preliminare di Champions League. Quindi facciamo un applauso a Napoli. Insomma, è stato un grande Napoli, insomma, appunto dicevo, per fortuna per l'onore dell'Italia, era un po' di anni che gli italiani venivano sistematicamente eliminati al preliminare di Champions, appunto l'anno scorso la Roma, l'anno prima la Lazio, l'anno prima il Napoli, purtroppo l'anno prima ancora l'Udinese, l'anno prima ancora la Sampdoria. E niente, siamo tutti molto contenti, adesso giovedì ci sarà il sorteggio, diamo i voti, Reina 6,5 ha fatto una buona parata, i due difensori centrali Koulibaly e Diol 7, i due esterni Isai e Gulan 7, perché Gulan anche ha fatto l'assist del secondo gol, centrocampo Amisic 6,5 e Jorginho 6,5,
Alan 6,5, Insigne 7, Mertens 7,5, meritava il gol su quella straordinaria azione che ha preso palo, e Calejon un bel 7 che ha sbloccato il risultato. Prima di finire il video, un doveroso tristissimo saluto alla mia carissima isola di Ischia, Casamicciola, non del Napoli Club, siamo come tutti i napoletani sparsi nel mondo, siamo solidali all'enorme tragedia che è successa purtroppo a Ischia, dove purtroppo ci sono stati due morti, speriamo il terzo che in condizioni gravi che rimanga saldamente con noi. Vi auguro a tutti una buona notte. Ripeto, Napoli ha passato il turno di Champions League, i voti li ho già dati. Un saluto a tutti, forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.